eccoci qua, 14 giorni dalla vendemmia, oggi è il 16 ottobre, quindi sono passate appunto 2 settimane, il vino, anzi il mosto, ha raggiunto il grado zuccherino di 1, per cui siamo pronti per svinare. Adesso cosa ho fatto? Stamattina ho fatto l'ultimo rimonta, l'ultima follatura, l'ultimo rimontaggio, allora lo tengo 24 ore con una protezione di plastica, in modo che l'ulteriore, diciamo l'ultima parte di fermentazione piccola, minima, che avverrà, farà sì che le vinacce non si possano inacidire, perché l'ambiente comunque sarà piuttosto carico di anidride carbonica, e domani mattina sviniamo. Ho protetto appunto il cappello con un telo di plastica, avendo cura di attaccarlo molto bene alle pareti in modo che non ci sia entrata di ossigeno. Qua ci sono le damigiane pronte per contenere il vino che dovrà essere che svineremo domani. E insomma, quindi siamo tranquilli. Ecco, la stufetta è ancora in funzione. Adesso io questa la spengo perché ormai non serve più a niente. Ho dovuto usare una stufetta perché stava facendo molto freddo. Siccome la temperatura nel magazzino era andata a attorno ai 18 gradi, allora ho dovuto usare una stufetta per far sì che non si arrestasse la fermentazione, che è andata a regolare. Siamo partiti da circa 21 e in 14 giorni siamo arrivati a 1, quindi più o meno diciamo che siamo andati alla media di 1,5 grado di zuccherina al giorno. Quindi siamo pronti per svinare e domani facciamo la svinatura. Domenica 18 ottobre, sono le 9 del mattino, siamo pronti a svinare. Il telo che avevo messo sopra il mastello si è leggermente gonfiato, ma non moltissimo, a riprova del fatto che stanotte c'è stato un minimo di fermentazione, ma non eccessiva. Siamo pronti a svinare. Qua ci sono le damigiane che adesso sciacqueremo. E quindi insomma, dai, cercherò di far vedere passo passo ciò che stiamo facendo, che dobbiamo fare appunto per la svinatura, ok? Questo è l'ambiente del nostro cortile dove facciamo tutte le operazioni, certo, un cortile, insomma, un cortile appunto, c'è cioè la botte che ha al suo interno la micetta di zolfo, che però in questa fase non utilizzeremo. Si può anche vedere che sta uscendo l'anidride solforosa. Forse si vede. Magari. Sì, si vede. Lì dentro c'è la micetta dove brucia, sta bruciando l'anidride solforosa. Non si vede. Lì schede l'anidride solforosa. Questo è il mastello con cui lavo accuratamente tutti gli strumenti per quindi per la svinatura, un boccale, un imbuto, le pompe. Poi ci sono dei mastelli graduati che mi servono per calcolare eventuali volumi, gorgogliatori. Questo è il torchio che adesso risciacqueremo. Insomma, questa è la mia della cantina. Qua c'è il rosato che sta ancora fermentando, è ancora lungo. E questo è insomma l'ambiente che stiamo organizzando. Questa è la piccola motopompa che utilizzeremo. Noi sciacqueremo prima tutto quanto con acqua e metabisulfito di potassio. Quindi acqua e metabisulfito di potassio per sterilizzare tutto quanto. Anzi, adesso lo prendo. Adesso vi faccio vedere. Metto una dose abbondante di acqua, metto bisulfito di potassio, bisulfito di potassio per sterilizzare, poi naturalmente tutto quanto andrà sciacquato abbondantemente. Ok, prima si sciacqua tutto e poi si farà l'operazione. Svinatura! Questo è da 100.
quella che è andata a messa, cosa succede? Ok, travaso con motopompa che pesca dal mastello. Abbiamo fatto il travaso all'aria per far prendere ossigeno al mosto. Tanto poi adesso va nelle damigiane con il tappo convogliatore. Questo è mio cognato, questo è mio cugino Franco. E facciamo il travaso così. E cominciamo a riempire le damigiane. E poi ci rendiamo conto di quant'è. Abbiamo finito la svinatura del mosto a fiore, abbiamo riempito due damigiane da 54 litri, più altri 5 litri, più il vino rosato, quindi insomma sono circa 131 litri di mosto a fiore. Adesso tocchiamo. Abbiamo cominciato a riempire il torchio e mo vediamo come si torchia. Ecco qua, torchiatura, c'è anche Leonardo. Torchiatura. Un filtro per eliminare le parti più solide, la parte più grossa. Questo è più valente. Adesso vediamo quanto ne esce di torchiato, lo misuriamo. Seconda torchiata. Tu? Hai fatto anche il video, però mi si era scaricato. Non c'è niente. Abbiamo esaurito le vinacce. Mastello vuoto. Poi facciamo il calcolo di quanto è il torchiato tramite uno di questi contenitori graduati. Seconda torchiata. Questi sono gli ultimi. Si monta il torchio. Matto, ne manca la fusso. Questo duro sono. Basta vedere il culto, Franco. Ok, si monta il torchio e si comincia a torchiare. Optimus Prime. Optimus Prime, vero Leonardo? Optimus Torchius. E vediamo quanto ne esce. Fino adesso ce ne saranno. Quanto sarà? Una ventina di litri? 20-25 litri più o meno. E poi misuriamo bene. E come fa ad essere 141, scusa? No, 131 era. Prima piano e poi con la leva. Ma se questo è 20 litri, come fanno ad uscirne 131? 131 sono i litri di mosto fiore. E seconda torchiata sia. E questa? Eia, è sempre cioccolato fondente. Non c'è radar male, Veromi? No. Come se fosse radar male? Esaurita la torchiatura, raccogliamo le vinacce per fare poi l'acqua vite. E adesso si lava tutto. Ok, dai, abbiamo praticamente finito. La cosa bella è che, insomma, in tutto questo non abbiamo utilizzato solfiti, perché non c'è bisogno, perché l'uva era perfettamente integra e abbiamo fatto, insomma, tutto in maniera molto, molto naturale, osservando la massima igiene. Questo è il magazzino adesso, come si vede. Qua c'è Luisa. Questo è il rosato che sta fermentando. Dai, adesso tiriamo fuori anche qualche statistica per le conclusioni finali. Ok, sono circa le ore 13 di domenica 17 ottobre 2021, a 15 giorni dalla vendemmia di Suboe, il nostro Cannonau, della nostra vigna di famiglia. Abbiamo effettuato la svinatura, che è andata molto bene. Facciamo un po' di conti. Allora, mosto fiore, sono 54 litri di una damigiana, più 54 fa 108, più 5 litri in questa damigiana sono 113. In più ci sono 17 litri di rosato che sta fermentando, il rosato che io ho tenuto facendo, che sto facendo, che voglio ottenere avendo svinato una parte del mosto appena macinato il giorno della vendemmia, che sta fermentando. Quindi in tutto
54, 54, 108, 5, 113 e 17 sono 130 litri di mosto fiore. Torchiato, 49 litri a raggiungere 54, più 1,50, più 5, 55, quindi 55 litri di torchiato. In tutto 185 litri di vino, che corrispondono grosso modo al 58%, 57,8% esattamente della resa, su 320 kg di uva macinata. Abbiamo tolto le vinacce, le abbiamo conservate per fare un po' di acquavite per uso familiare, diciamo, per regalare agli amici. Quindi è andata molto bene, adesso il vino sta riposando nelle damigiane con tappo gorgogliatore, che fa sì che l'ulteriore finale fermentazione dei pochi zuccheri residui, abbiamo svinato a circa 0,5 di zuccherina, possano essere consumati dai lieviti che si sono anche corroborati avendo ricevuto un travaso, e quindi tutta la zuccherina residua sarà consumata nella fermentazione, grazie ai tappi gorgogliatori potrà uscire l'anidride carbonica e non entrerà l'ossigeno. Quindi insomma è andata molto bene, la svinatura si scuppongiu, come si dice in sardo, orzulei. Siamo orzulei, sono molto contento e ringrazio naturalmente il mio cognato Federico, il mio cugino Franchetto che mi ha dato una grossa mano d'aiuto. Quindi insomma, svinatura effettuata, prossimo passo, il primo travaso. Ciao!